Buonasera e grazie per essere intervenuti. Stasera, anche se la stagione ufficialmente si apre il 1º luglio, con la presentazione del direttore generale e del nuovo direttore dell'area tecnica della Nocerina Calcio, si apre ufficialmente la prima e vera stagione a stelle e strisce per la società targata Natale e Scalzi. Prima ovviamente di passare la parola ai nuovi dirigenti, abbiamo il presidente collegato direttamente dagli States. Ciao presidente, come stai? Ok, il presidente vuole fare un saluto ai tifosi e alla stampa presente. Presidente, sicuramente i tifosi e la stampa qui presente vogliono sapere un po' il programma e come si sta muovendo la società per affrontare la nuova stagione. Visto che tu hai detto che volevi fare solo un saluto e poi lasciare la parola all'amministratore Nunzio Grasso e i due nuovi dirigenti, ti lasciamo giusto un minuto e poi magari ci salutiamo, va bene? Grazie Presidente, interrompiamo il collegamento, sicuramente tu ci seguirai su Facebook. Buona giornata a te, visto il fuso orario, a te a pieno giorno, da poco è cominciato. Grazie, grazie. Un abbraccio e buona giornata. Ovviamente il Presidente aveva chiesto la parola solo per un saluto, poi magari quando ci sarà in sede ci sarà la possibilità di poterlo intervistare. Adesso lascio la parola all'amministratore Nunzio Grasso che ci farà un sunto della stagione appena conclusa e di quella che si aprirà dal 1º luglio. Prego Nunzio. Innanzitutto, buonasera a tutti. Fa piacere rincontrarvi, è un bel po' che non ci vediamo. Quindi colgo l'occasione per ringraziarvi anche della collaborazione durante questi 4 mesi che siamo stati qui a Nocera con la nuova società. Volevo fare un po' il punto della gestione della Nocerina in questi 4 mesi, da quanto siamo subentrati. Quando abbiamo rivelato la Nocerina siamo entrati con mille difficoltà, siamo riusciti a raggiungere quell'obiettivo minimo che era la qualificazione ai playoff, nonostante c'era tanto scetticismo su quell'obiettivo, però la squadra naturalmente va ringraziata dal primo all'ultimo dei componenti che ha fatto parte della rosa della Nocerina per quello che hanno fatto in questa stagione. E per come si sono dimostrati disponibili a raggiungere quell'obiettivo. Naturalmente voglio ringraziare anche l'ex allenatore Giovanni Cavallaro, che comunque ha tenuto in piedi questa squadra, al di là di poi come i rapporti si sono conclusi. Un ringraziamento particolare è lì.
veramente è stato di grosso aiuto, è stato costabile d'agosto con tutta la sua diagnostica. Lui è stato veramente fondamentale per questa società dal momento che siamo approdati qui a Nocera, in quanto ha permesso in tempi brevissimi di curare i giocatori e dare la possibilità a noi come società di avere sempre i giocatori a disposizione, nonostante i numerosi infortuni che abbiamo dovuto subire in questo frangente di stagione. Ringraziamento anche a Mister Spiga, che ha preso la squadra nelle ultime quattro giornate e traghettandolo fino alla semifinale dei playoff che, come avete ben visto, abbiamo subito una sconfitta immeritata, forse una delle migliori partite giocate dalla Nocerina in questa stagione. Una grande partita, ma purtroppo il calcio è fatto anche di questo, non sempre si può vincere. Naturalmente l'obiettivo di questa società è quello di ritornare tra i pro. Non sarà facile, si sta cercando di gettare le basi, di programmare e di progettare tutto con modo e forme. Capisco che la piazza è molto esigente e vorrebbe che già dal prossimo anno si stesse in Lega Pro, ma non è facile. Non esiste solo una Nocerina che gioca il campionato per vincerlo. Ci sono tantissime squadre che si attrezzano per poter fare questo. Naturalmente noi cercheremo di fare il possibile per far ciò che questo avvenga, di poter fare un campionato ai vertici e di poter ambire a tornare tra i professionisti. Stiamo programmando, questo è il nostro programma, è a medio-lungo termine. Quando siamo arrivati a Nocera non sapevamo nemmeno dell'esistenza di una juniores. Io ho conosciuto i ragazzi della juniores dopo forse 20 giorni, un mesetto che stavo qui a Nocera. Cosa assurda. E di settore giovanile praticamente questa società non ha proprio nulla. Quindi si sta cercando di costruire insieme a persone competenti del settore tutto questo. Abbiamo trovato anche la carenza di molte strutture dove poter usufruire per poter programmare tutto ciò, però abbiamo trovato disponibilità da parte delle due Nocere e spero che adesso, conclusa la campagna elettorale, ci sia questa apertura sia per il San Francesco che per le strutture da poter utilizzare in futuro. Diciamo, i campi di Nocera superiore? Tutti, anche quelli di Nocera inferiore. Perfetto, perché parlare solo di Nocera superiore sarebbe. Sì, ha qualche campo in più, forse tra Pucciani e quello del Voitila di Pecoraro, però anche quello di Piedimonte è una struttura molto importante. Sono tre strutture molto importanti che, se vengono ripristinate, messe in condizione da poter essere utilizzate da una squadra di Serie D come la Nocerina, perché attualmente siamo in Serie D, si può fare un discorso diverso. In questo momento non sono utilizzabili per poter fare anche un solo allenamento su quelle strutture. Questa è la realtà dei fatti. Stesso discorso vale per il San Francesco, perché il San Francesco, e voglio ringraziare soprattutto la vecchia amministrazione nel nome di Federica Fortino e Renato Guerritore per l'impegno e il tempo dedicato a questa società, perché hanno veramente fatto tanto per cercare di portare a termine questa stagione che si è appena conclusa da qualche settimana. Quindi adesso c'è il nuovo sindaco, gli faccio in bocca al lupo. Vabbè, questo fa piacere, a maggior ragione, però spero che si intervenga al più presto su San Francesco e si metta in condizioni idonee da poterlo usufruire sia di notte che di giorno. Di notte è bello il passaggio, non una volta. Va bene, è acqua passata. Pensiamo alla nuova stagione, dai. Ci saranno gli addetti ai lavori che provvederanno a ripristinare ciò. Penso che a volte fare tanta polemica non serve, cerchiamo di fare una polemica costruttiva, semmai parlandone con chi è responsabile, con chi dovrà fare questi interventi. Naturalmente, quando siamo arrivati a Nocera abbiamo trovato persone fantastiche, anche nel nome di Alfonso Lenza, che si è dato da fare e non poco,
per quanto riguarda questa società, e Raffaele Guerritore, che ha lavorato veramente tantissimo alle mie spalle e mi ha dato grande supporto, non essendo di Nocera, insieme a Enzo Benigno, che mi hanno aiutato in questo percorso. Sicuramente dimenticherò qualcuno, però ringrazio tutti coloro che veramente hanno fatto tanto per questa società. Dimenticavo Roberto Citarella. Ferdinando, lui siamo in contatto tutti i giorni, lui è il nostro addetto. A proposito di questo, il segretario è Sorrentino, Pepe Sorrentino, resta? Sì, il segretario è confermato Agnello Pepe, sì. Penso che da parte della società non c'è scelta migliore. Ha lavorato in maniera impeccabile in questi 4 mesi che abbiamo avuto modo di lavorare con lui. Sorrentino non sarà più il team manager, ci sarà un nuovo team manager, però ha un incarico completamente diverso in questa società, però resterà, fa parte di quella... Diciamo che lui avrà un incarico che lavorerà da collaboratore, sia stretto con la dirigenza, stretto contatto con la dirigenza, che con la prima squadra. Farà anche un po' da chioccia al nuovo team manager, sarà un po' la persona su cui ci affideremo quando avremo qualche problematica da risolvere anche con i calciatori, perché non può fare tutto il team manager. È stato già scelto il team manager o ancora in fase di individuazione? No, il team manager è stato scelto. Il presidente voleva, voleva presentare lui tutto l'organigramma, però non c'è problema su questo, posso rispondere tranquillamente, sarà Achille Guglielmi. Ah, è una figura che è già stata è un ragazzo che ha lavorato con noi in questi mesi perché l'abbiamo voluto testare, abbiamo voluto vedere il suo modo di lavorare e abbiamo individuato in lui una persona giovane, laureata in scienze motorie. Quindi abbiamo deciso di affidare a lui questo incarico e questo ruolo importante per il nuovo anno. Giusto un ritorno per quanto riguarda la questione di strutture. Sì. Non è politica, ci mancherebbe. Se dovete, mi sembra l'ambizioso progetto di media a lungo termine della società, se si dovesse affrontare qualche difficoltà, spero di no. Assolutamente. Se si dovesse fare qualche difficoltà con, diciamo così, con la mia stessa, con gli uffici, avete già qualche piano B? Anche un piano C. Perfetto, no, voglio dire. No, perché voglio dire. Non neghiamo che ci stiamo guardando intorno. Allora, non sempre il rapporto. Allora, l'intenzione della nuova società è di avere tutto a Nocera. Sia ben chiaro, perché la Nocerina è di Nocera, delle due Nocere. Quindi da parte nostra non c'è nessuna volontà di andare fuori Nocera a fare gli allenamenti. A proposito, voglio ringraziare Ancri, soprattutto le persone che gestiscono quella struttura, per la collaborazione, per quello che hanno fatto in questa annata calcistica, perché spesso sono venuti incontro alle nostre esigenze. Quindi vanno ringraziati per questo. Sì, e anche Mimmo Battivaglia, soprattutto. E soprattutto la struttura della terrazza, di quello che ha fatto per questa società e sta facendo ancora. Veramente abbiamo trovato una collaborazione e una disponibilità da parte di queste persone che non è poco. Una struttura che si è messa a nostra completa disposizione per qualsiasi occasione e a volte è stata veramente fondamentale e indispensabile per questa società. Va dato merito e onore per quello che hanno fatto. Una cosa sulle conferenze, visto che abbiamo parlato di tutti. Che ruolo avrà Spiga? Spiga, lui ha fatto un ruolo da traghettatore. Stiamo lavorando per un'eventuale permanenza in questa società, però ancora non abbiamo deciso nulla. Stiamo lavorando insieme al direttore tecnico, vedremo se troveremo l'accordo con Agostino Spiga, perché abbiamo scelto un vice allenatore che non sarà Agostino Spiga, un allenatore voluto fortemente dal direttore tecnico, un vice allenatore voluto fortemente dal direttore tecnico e dal mister Sannino, soprattutto, che è Francesco Favasuli, ex calciatore. Atleta di Cristo. Quindi è stato scelto lui, è stato individuato lui come
persona giovane e molto competente e soprattutto molto legata all'attuale mister e al direttore. Ritorno sulle strutture per non... noi non vogliamo andare via da Nocera, sia ben chiaro, la Nocerina è delle due Nocere, quindi avere le strutture qui a Nocera è importante. Le strutture ci sono, ma in questo momento non sono utilizzabili per poter allenarci sopra, e anche per un eventuale juniores non si fatica a trovare gli infortuni sarebbero numerosi, e come si sa in una squadra sono rovinati, purtroppo va preso atto di questo. Io li ho avuto modo di visionarli, e quindi attualmente non ci sono le condizioni per poter portare sia prima squadra, juniores ed un eventuale settore giovanile su queste strutture. Se poi, e spero che entrambi i sindaci intervengano su queste strutture, però ripeto, anche e soprattutto su San Francesco, perché sappiamo benissimo, anche se abbiamo tenuto nascoste tutti i problemi del San Francesco, e di questo vi ringrazio anche voi per aver chiuso un occhio, a volte non aver infierito su questa situazione su questa situazione, però c'è tanto da lavorare. La Nocerina non è una semplice squadra, la Nocerina è una squadra importante, lasciamo stare la categoria, il nome Nocerina è un nome che dura nella storia da molti anni, quindi non stiamo parlando, e non me ne volga qualche altra società inferiore, però non faccio nomi, no, però la Nocerina non è una semplice squadra, sta in Serie D, però meriterebbe palcoscenici migliori, per questo proveremo a dare a Nocera queste soddisfazioni, speriamo nel breve tempo possibile. Non sarà facile. Programmazioni, da voi che state facendo con i vari stage giovanili, a cosa porterà? Quante squadre? L'obiettivo è quello di costruire all'inizio un settore giovanile. Le squadre del settore giovanile, naturalmente adesso stiamo puntando sulla juniores, ad avere già una juniores competitiva per il prossimo anno, in modo da avere dei 2005-2004, ma soprattutto 2005-2006 da poter utilizzare nei prossimi anni anche in campionati migliori. Naturalmente questo è giusto che ne parliate con il direttore tecnico, perché lui che si sta occupando di questo, altrimenti togliamo spazio a chi... Iniziamo da questo. Ci vuole ufficializzare un ultimo passaggio, definitiva o temporanea, che sia la nuova sede? Attualmente la nuova sede è, stiamo utilizzando quella di fronte alla terrazza. Piazzori di fronte alla terrazza, sì, grazie. Quella struttura, sì. A piano terra di fronte alla terrazza. Siamo lì, ci siamo appoggiati lì, in prospettiva futura sicuramente si proverà ad avere uno stabile completamente di proprietà ed avere una sede completamente diversa. In questo momento siamo anche in questa occasione ringraziare sia ICS che la terrazza per la disponibilità, perché ci hanno concesso loro di poter prendere questa sede. Abbiamo trovato anche un po' di difficoltà a trovare le strutture qui a Nocera, come gli appartamenti e anche altro. Non è semplice, anche perché come nuova società, quando andiamo a parlare sembra che la nuova società sia arrivata lo zio di America. No, mi dispiace, queste cose non piacciono, perché non piace essere penso che nessuno di voi voglia essere preso in giro. I prezzi aumentati del 30-40%, vale sia per le strutture sportive, vale sia per quelle affiliate alla Nocerina Calcio in questo momento. Questa cosa non è piaciuta a noi come proprietà, sì, perché sembra quasi che sia arrivato veramente lo zio, vabbè, chiediamo più soldi. Vabbè, questo non fa piacere a nessuno, non fa piacere a nessuno. Però abbiamo trovato anche poi persone che invece sono state molto disponibili, perché non è che se ne può fare tutto di un'erba un fascio, bisogna anche dare merito a chi veramente è venuto incontro a questa società e si è comportato come si doveva comportare, naturalmente nei limiti previsti. Altre domande per l'amministratore?
la trattiamo una volta, poi sappiamo che non la trattiamo più, ci dite se è all'amministratore o al direttore generale di pescaggio, chi la facciamo? Potete farla anche a me, non ci sono problemi. Allora, abbiamo visto le tanto ne parleremo oggi, poi non ne parleremo più, ma è giusto una volta parlare. Abbiamo visto le graduatorie. La Nocerina, lo sapevamo già, non è piazzata bene. Alcuni parametri, il settore giovanile ne ha parlato fra tutti, non sono proprio in linea con quelle che sarebbero le richieste per questo di pescaggio. Quindi escludiamo al 100% che la Nocerina possa presentare per questa stagione una domanda di pescaggio, o resta aperta quella piccola porta della speranza di cui noi sui giornali abbiamo parlato? Giustissimo parlarne. Allora, avete visto benissimo la graduatoria, la Nocerina in questo momento soprattutto presenta una laguna anche importante, quella del settore giovanile. Andare a fare una domanda di ripescaggio in questo momento, per come sono i parametri e per quello che già sappiamo quale sarà la risposta da parte della Lega, e prenderci solo in giro, questa società in questo momento non ha alcuna intenzione. L'andiamo a fare su una base di cosa? Giusto per farla e dire ci siamo presi in giro, vabbè l'ha fatta la nuova società, tanto già sapevamo la risposta. No, è giusto dire no, è inutile farla. Allora se c'era veramente uno spiraglio e c'era la possibilità di poterla fare, allora sì che questa società si impegnava e cercava in tutti i modi di provare ad andare direttamente nella Lega Pro. In questo momento non c'è la possibilità perché qui abbiamo trovato macerie su tutti i fronti e quelle macerie le stiamo cercando di colmare poco alla volta. Non è che riesci... Ma macerie, c'è nell'aria che l'arrivo di qualche altra vertenza dopo l'ultimissima... Guarda, io spero di no. No, perché l'ha sorpreso un po' tutti anche lui. Io spero di no. Non me ne voglia male la vecchia proprietà, spero non ci saranno altre sorprese, questo è tutto, perché oltre a quelle che siete a conoscenza voi della stampa e anche tutte e due le città di Nocera, alcune vertenze sono state chiuse senza nemmeno farle uscire fuori. Abbiamo fatto il massimo per pulire quanto prima questa immagine cattiva della Nocerina. Perché non fa piacere a nessuno sentir parlare di questa squadra? Cioè, dalla Nocerina si è detto di tutto su questa squadra, non fa piacere a nessuno, pensa dal primo all'ultimo. Cioè, anche in un futuro noi speriamo soltanto di parlare di cose positive, quindi stiamo cercando di pulire quanto prima questa società di tutto, il marcio che c'era dietro, e di parlare di cose diverse. Ecco, spero che questo capitolo vertenza si chiudi il prima possibile, ma anche altre situazioni che ci stanno a noi a cuore. No, abbiamo dettato questa linea dall'inizio anche con l'ex patron, quindi manteniamo la nostra parola su questo. Passiamo adesso alla presentazione del direttore generale Enrico Benvenuto. Come potete vedere dalle slide, Enrico Benvenuto è un avvocato specializzato in diritto e intermediazione nel campo sportivo. La società ha deciso di assegnargli il ruolo di direttore generale. Avvocato, a te la parola e poi il confronto con la stampa. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera. Vorrei iniziare il mio intervento ringraziando il Presidente Natale, il Vicepresidente Scalzi, l'amministratore delegato Grasso per la fiducia che mi hanno dato, per darmi la possibilità di svolgere questo incarico molto importante e prestigioso per una società storica e blasonata come è quella della Nocerina. Crediamo fortemente che una società, per avere un progetto vincente, debba avere delle fondamenta solide. Quindi quando la società americana, quando diciamo, la nuova società ha rilevato la Nocerina, ci siamo trovati davanti a una situazione che definire drammatica è limitativa. Abbiamo
e i ragazzi, i giocatori non avevano neanche la possibilità di farsi, diciamo, una doccia calda, e tutto quello che era gli oggetti e il materiale sportivo era, diciamo, limitato. E la società non era organizzata e non dava garanzie, diciamo, per un futuro roseo per questa gloriosa società. Di conseguenza abbiamo iniziato a lavorare su questo aspetto, ovvero sull'aspetto organizzativo e sociale. Vogliamo dare una struttura, diciamo, solida che possa garantire un futuro per questa società e garantire una crescita costante poi nel tempo. Abbiamo un progetto diciamo, a lungo termine che abbiamo iniziato, diciamo, da poco, e proprio per questo motivo, diciamo, stiamo lavorando molto su diversi aspetti. L'organigramma sociale che è stato fatto è un organigramma sociale che non ha nulla a che vedere con la categoria in cui la Nocerina sta militando, ovvero la SVD, ma è un organigramma sociale molto strutturato, fatto di professionisti che lavorerà esclusivamente per il bene della società. Per quanto riguarda i progetti sulla quale stiamo lavorando, possiamo dire senza ombra di dubbio che uno dei nostri primi obiettivi è quello di riqualificare e riabilitare il nome della società, perché come ha detto prima l'amministratore, si è detto tanto di questa società e noi vogliamo portarla a nuova gloria, sia da un punto di vista cittadino sia da un punto di vista federale, perché molte volte anche la società è stata, diciamo, penalizzata. Sì, diciamo, qual è la particolare? Sì, me ne occupo io, con, ovviamente anche grazie all'aiuto del segretario. Come è stato detto prima, abbiamo un programma molto importante per quanto riguarda il settore giovanile, che è stato da sempre un punto di focale della nuova gestione, perché abbiamo ovviamente affidato al direttore tecnico Zeltieri, che è un professionista che sa quello che deve fare e lo sta dimostrando nella quotidianità nel suo lavoro. E poi ovviamente espandere il livello del brand Nocerina, l'internazionalizzazione del brand, quindi portare il brand Nocerina anche negli States, perché no, a livello globale. La società è molto attenta anche su un punto di vista sociale, quindi da un punto di vista vuole stare vicino alla comunità, e per questo vogliamo lavorare a stretto contatto anche con la nuova amministrazione, con il nuovo sindaco Paolo De Maio, alla quale la società intende augurare un buon lavoro, sperando di riuscire comunque a sviluppare dei progetti che facciano inorgoglire la città di Nocera e la società stessa, perché bisogna ricordare che la Nocerina è un bene non solo della società, ma soprattutto delle due Nocere. Abbiamo delle idee nuove che stiamo cercando di mettere in atto, come per esempio stiamo cercando di implementare la tecnologia per dare, portare delle cose che non sono propriamente di serie D, proprio per dimostrare la volontà di crescita e l'impegno della nuova società. Quindi stiamo lavorando per avere un sistema tecnologico per la data analysis, per permettere al mister e a tutto lo staff tecnico di fare al meglio il loro lavoro e di preoccuparsi soltanto di quello che poi riguarda il campo. Lo staff sta lavorando costantemente per portare i risultati. Abbiamo creato un'ottima alchimia con l'amministratore, con il direttore tecnico e anche con gli altri membri dello staff, come il team manager, il segretario e tutte le persone che gravitano intorno all'orbita Nocerina, che hanno dimostrato da subito grande attaccamento al progetto. C'è una comunione di intenti per fare bene. Dobbiamo cercare di remare tutti nella stessa direzione, perché il bene della Nocerina è quello che viene prima di tutto. Anche per questo, vogliamo avere un rapporto chiaro con la stampa, con i tifosi, ci metteremo sempre la faccia per quello che riguarda il nostro lavoro,
possiamo assicurare sicuramente la nostra professionalità e il nostro impegno costante. Inoltre abbiamo adottato un modello, diciamo, all'americano per seguire i nostri presidenti, che prevede professionalità, trasparenza, chiarezza e ovviamente comunicazione tra tutti i rami della società, che per quanto mi riguarda è una caratteristica fondamentale se si vuole, diciamo, cercare di ottenere il massimo da qualunque tipo di situazione. Ora, prima di concludere il mio intervento, vorrei anche, per rispetto alla nuova società, dire due parole in inglese sui principi, diciamo, cardine che vogliamo portare. Quindi, the objective of the club is to create a new organization and administrative way of making soccer in the town. It's really important to follow fundamental principles like organization, professionalism, transparency and fair play between us and between the other teams. It's really important for us to build a strong youth academy, because we really think that the way of making soccer is only feasible if we grow our own talent. For this reason and with this perspective, we actually created the first academy USA in Ocelina last month, and hopefully this is only the first one of a long series. After that, we want to expand Nocerina's brand all over the world and increase our fan base worldwide. And to do this, it's really crucial that everybody works in the same direction and everybody perform at the best of their abilities. So with that being said, I want to thank again the president, Mr. Natale, and the vice president, Mr. Scalzi, and hopefully we will do what's the best for the club. In the end, we want to bring Nocerina to the professional level, and we will work hard to obtain this result. We are confident that with hard work and dedication, we will obtain this main goal for us. Thank you. Grazie. Okay. Thank you. Sì, prego. Avevo una curiosità. Le domande. Lei nella prima parte. No, la faccio in italiano, non è mio problema. Se siamo internazionali, ci puoi pure provare. Sì, nella prima parte del suo intervento è andato a proseguire il discorso iniziato dall'amministratore Grasso, dicendo che la macerina va ripulita dalle macerie del passato. È chiaro che è un processo che è già iniziato, sì. Lei è in società ufficialmente dal 28 marzo con il ruolo di rappresentante legale. A che punto è stato responsabile legale? A che punto è ad oggi questo processo? Da 1 a 10 in una scala? Allora, il processo è un processo molto lungo, le dico la verità, perché abbiamo trovato molte scorie dalla precedente gestione. Non siamo qui per parlare, diciamo, del passato, siamo qui per proiettarci nel futuro. Quindi diciamo che siamo a 5%, abbiamo trovato veramente molto lavoro da fare e stiamo lavorando appunto su questa direzione per arrivare, per avere un nuovo inizio a stelle e strisce, ovvero poter considerare davvero la Nocerina una nuova società. E fare qualche esempio concreto delle iniziative che state mettendo in atto per la prossima stagione? Allora, innanzitutto, come ho detto prima, abbiamo riorganizzato la società in modo da avere compiti e responsabilità. Prima diciamo che c'era un po' qualcuno che faceva il tutto fare con risultati buoni o meno buoni. Quindi ovviamente la prima cosa che è stata fatta è stata la riorganizzazione societaria. Secondariamente abbiamo cercato di mettere ordine nelle carte sociali, perché avevamo diciamo un po' di situazioni che non erano molto chiare, quindi abbiamo cercato di mettere ordine da un punto di vista amministrativo. Successivamente stiamo cercando di trovare le strutture. Abbiamo, come ho detto prima, l'amministratore, abbiamo trovato una situazione dove le strutture erano carenti e per questo, diciamo, ci siamo mossi da subito per cercare di organizzarci in modo tale da avere un posto dove allenare la nostra juniores ed eventualmente il settore giovanile e ovviamente anche la prima squadra. Stiamo cercando di instaurare dei rapporti con la nuova amministrazione, con
abbiamo cercato di instaurarli anche con quella precedente, ovviamente, ma guardiamo al futuro e diciamo che vogliamo cercare di organizzare, diciamo di organizzarci con la nuova società, con la nuova amministrazione comunale, per quanto riguarda sia lo stadio sia le differenti strutture. Stiamo lavorando, come ho detto prima, su altri progetti che sono per esempio la tecnologia, quindi diciamo che c'è tanto, tanto lavoro da fare, però siamo già a un punto. Il lato americano ha parlato di crescere i propri talenti con queste accademy negli Stati Uniti. Quello è un altro dei progetti ovviamente che abbiamo, che si ricollega ovviamente al progetto del settore giovanile che abbiamo qui in Italia. Abbiamo intenzione di crescere anche da un punto di vista internazionale, quindi è chiaro che l'intenzione è quella di portare il nostro know-how, ovvero il nostro modo di fare le cose, lì in America e poter crescere, perché no, dei talenti, anche perché lì ci sono molti famiglie di seconda generazione, quindi sono italo-americani, e questo ovviamente farebbe, diciamo, sarebbe un ottimo avvio per poter portarli eventualmente in Italia o fare uno scambio con altre società lì. Quindi diciamo è un progetto di crescita che va di pari passo con quello, certo, che va di pari passo con quello italiano, però è chiaro che c'è anche un'intenzione di internazionalizzare il brand. Altre domande? Ok, so che stiamo parlando di internazionalizzazione, last but not least, il direttore dell'area tecnica Nunzio Zavettieri, che avevo visto così infatti questo mi hai solo anticipato, visto che ha deciso di trasferire le competenze di tanti anni sul terreno di gioco dietro la scrivania, anche se dobbiamo dire la verità, in piccola parte questo ruolo l'ha già ricoperto in Lettonia, visto che là si ha un'idea più manageriale dell'allenatore, quindi diciamo che il direttore in parte queste la professionalità e le competenze che sta mettendo oggi al servizio della Nocerina le ha già svolte nelle sue esperienze, stavo dicendo avventure, nelle sue esperienze all'estero. La parola al direttore Zavettieri. Beh, sicuramente un saluto a tutti, sono un po' arrabbiato con te perché hai messo una foto. Sì. È la stessa foto, era più giovane, ma è la stessa foto che sta nell'organigramma, quindi sì, l'ho rubata da lì. No, io preferisco che mi facciate le domande, però ci tenevo a ringraziare pubblicamente il mister Sannino, perché mi ha voluto al suo fianco in questa sua esperienza professionale, ne sono molto orgoglioso. Devo ringraziare sentitamente anche la proprietà e il nostro amministratore, perché ha consentito, devo dire anche in modo determinato, questa scelta che mi gratifica e mi onora di poter iniziare un percorso professionale diverso per me, dove mi sento molto responsabile e quindi sono molto contento di questo. E ci tenevo sinceramente a ringraziare anche, dopo 45 giorni di vissuto di Nocera, e tutte quelle persone che ho conosciuto qui a Nocera per l'ospitalità che mi hanno dato, questa dimostrazione che noi del Sud siamo delle persone vere, e quindi sono molto molto contento anche proprio della mia entratura qui a Nocera, anche dal punto di vista sociale, perché ritengo che il calcio sia proprio l'emblema dell'interazione sociale, e il fatto di venire a vivere una città diversa dalla mia, fare un'esperienza professionale, ma un'esperienza di vita, cioè è una cosa veramente importante dal mio punto di vista, e quindi ci tenevo, ecco, a fare questo ringraziamento. Per il resto lascio a voi la possibilità di farvi delle domande. Quello che mi colpisce in positivo, dal Godie, è la grande stagione all'Aquila, queste cose. Quello che non c'è in questo curriculum, e non ci può essere, la parentesi casertana da dimenticare per colpa d'altro. Sì, la bellezza del calcio è anche quella. Diciamo che probabilmente le mie stagioni più belle, giusto per ricordare un po' la mia figura, sono state sicuramente nel Ventspils, il primo anno dove abbiamo fatto la Champions League, l'Europa League, è stata dal punto di vista professionale forse il punto più alto. Però ricordo con grande amore l'esperienza di Bari,
anche se da vice non vice, sì, da sì, titolare sì. Passato... Diciamo che ho dato il mio contributo a far sì che in grandissime difficoltà, sì, con tanto impegno e abnegazione, siamo riusciti a scrivere una pagina bellissima, purtroppo con un epilogo diverso da quello che speravamo, però sono cose che ti rimangono dentro, così come tutte le esperienze, anche quelle negative. Ora io sono proiettato anima e cuore in questa nuova esperienza, diciamo che questi 45 giorni mi è stato trasmesso la molossità, se così si può dire, quindi sono un piccolo molosso anch'io. E poi a pochi chilometri dal suo maestro Spalletti. Sì, siamo vicini, quindi no, sono veramente contento e orgoglioso di questo incarico, dove mi sento veramente molto responsabile e dove darò tutto me stesso con la massima serietà e soprattutto con i massimi principi etici e morali che mi hanno sempre contraddistinto. Direttore, innanzitutto buonasera e benvenuto. Nello Marmo, in prima news. Okay. Lei ha appena detto che è stato fortemente voluto dal mister Salino. Ecco, la scelta di Nocera, quindi della Nocera, è dovuta solamente alla chiamata da parte del mister o è stato affascinato anche dal progetto della proprietà e dalla piazza di Nocera? Sicuramente avrà preso informazioni. No, diciamo che tutto fa parte, nel senso che sicuramente col mister c'è un rapporto di stima, prima di tutto personale, oltre che professionale. Poi il fatto che ci sia una proprietà nuova, ci siano delle persone che amano veramente questo lavoro, sicuramente il fatto che questa esperienza sia fatta a Nocera, in ricordo della storia della Nocerina, dello spirito molosso, sicuramente hanno contribuito in maniera determinante a fare questa scelta, anche perché ero lì per trasferirmi in America, addirittura per una scelta completamente diversa. Però ho accettato con entusiasmo proprio perché Nocera, dal mio punto di vista, rappresenta una grande sfida, tra virgolette, professionale, ma un grande stimolo da un punto di vista anche sociale, e quindi lavoriamo, come si suol dire, a tamburo battente per tirare fuori il massimo da tutto quello che possiamo. Direttore, parlare di un amico Risorgimento Nocerino, gli altri mi conoscono, perciò mi sono presentato. Ben arrivato innanzitutto. Grazie. Allora, faccio finta di non essere interessato, perché sappiamo che lei sta lavorando per creare una nuova squadra. Faccio finta di non essere interessato ai nomi dei calciatori che sta trattando, perché tanto non ce li dirà mai. Le chiedo due cose però. La prima, su quali basi si sta lavorando, cioè quali sono gli input che sono arrivati da Mister Sannino per allestire l'organico? E la seconda, se almeno sui calciatori che erano già della Nocerina, quindi quelli che hanno giocato nell'ultima stagione qui, se ci può dire chi verrà confermato di sicuro. Allora, diciamo di questo dobbiamo parlare prima, dopo il 1° luglio, dopo il 30 giugno, perché la stagione ufficiale parte il 1° luglio, quindi sono una persona concreta e quindi parlerò quando sarò sicuro di quello che dico, perché può anche essere che io faccia un accordo oggi e poi fra 3 giorni salta, e quindi è irrispettoso nei confronti prima dell'intermediazione professionale e poi anche rispettoso nei confronti della società e della piazza, dire o fare delle cose che poi non possono avvenire. Quindi aspettiamo il 1° luglio, poi parleremo tranquillamente della nuova stagione. Quello che posso dire su quello che stiamo lavorando, visto che è stato già preannunciato da parte sia dell'amministratore che del direttore, il fatto che abbiamo un progetto diciamo medio lungo termine, dove vogliamo creare una struttura che abbia delle basi molto solide, vogliamo creare una struttura che possa permettere a Nocera di avere continuità negli anni e vogliamo creare una struttura dove lo spirito molosso rappresenti, cioè sia l'emblema della squadra. Quindi d'accordo con la società, d'accordo col mister, vogliamo creare una squadra, a prescindere dai nomi, che chiunque indossi la maglia della Nocerina rappresenti la storia della Nocerina e rappresenti lo spirito molosso. Questo è poco, ma è sicuro. Quindi vogliamo che chi entra in campo con la maglia della Nocerina sia l'orgoglio della società, sia l'orgoglio della città, sia l'orgoglio dei tifosi. Io quello che mi sono prefisso personalmente è di lavorare con la massima serietà,
ogni giorno, lo faccio per passione, ma lo faccio anche per senso di responsabilità e mi sono imposto di sbagliare il meno possibile. Quindi l'auspicio è quando verrò giudicato poi a fine anno abbia fatto meno errori possibili nel bene, per il bene della società, per il bene del mister, per il bene della squadra, dei tifosi, e quindi è questo il mio indirizzo operativo. Il direttore Giuseppe Di Laura, Vicino Alatri, volevo chiedere se si sta programmando un ritiro dove si darà anche la possibilità, ecco, ai tifosi di poter conoscere squadra, staff, cosa che comunque negli ultimi anni è mancata anche per il Covid. Sì, rispondo io, ma è una domanda che possono rispondere benissimo l'amministratore e il direttore. Abbiamo già programmato il ritiro e credo che poi uscirà un comunicato stampa, verrà detto che con i tempi sarà vicino qui, dove i tifosi avremo proprio voglia, proprio anche un indirizzo sociale anche del mister. Si è andato proprio ad agosto, iniziato un po'? No, noi ci ritroveremo in città il 19 luglio, dal 20 al 23 saremo in città a fare le visite mediche, test e diciamo dei piccoli allenamenti preparativi, e poi dal 23 saremo in ritiro a Bisaccia, lo possiamo annunciare. per due settimane, quindi ci stiamo organizzando al 90% il ritiro verrà fatto a Bisaccia, in provincia di Avellino, in casa di giocare, diciamo, così fa meno chilometri per andare e venire. No, credo che sia una località dove si può stare tranquilli, dove si può lavorare, scelta stessa dal mister Sannino, quindi diciamo c'è stato un comune accordo tra società e allenatore di andare lì, ecco perché è stata scelta quella sede. Mister, il resto dello staff, abbiamo l'ambito Vasuli, Gallo e Salsa non restano? Allora, io mi ero proposto di parlare della nuova stagione dopo il 1 luglio. E quello che posso dire è che faremo uno staff di persone serie, che è la cosa più importante, e di uomini che vogliono e debbano lavorare per la Nocerina. Quindi noi ci ritroveremo sicuramente prima del ritiro a fare un'altra conferenza stampa e parlare, diciamo, dell'operazione di mercato, parlare dello staff, poi parlerà il mister logicamente quando verrà presentato su tutto. Stiamo lavorando e cerchiamo di mettere in condizioni il mister di poter esprimere tutto il suo potenziale al fine di ottenere il massimo risultato possibile. Francesco Bersito, Nocerina Channel, il presidente che squadra le ha chiesto di allestire? Il presidente mi ha chiesto di allestire la squadra che ho detto prima, la migliore squadra possibile, con quelle caratteristiche che ho detto. E qui io voglio essere chiaro, a mio avviso è importante avere equilibrio, è importante fare le cose giuste, quindi voglio fare una squadra giusta, vogliamo fare una squadra giusta per quello che è Nocera, per quello che rappresenta Nocera, ma quando dico giusta, proprio nel mettere a disposizione del mister dei giocatori funzionali al suo modo di fare calcio, ma funzionali anche allo spirito che vogliamo mettere in campo per le nostre squadre. Mi piacerebbe riuscire a mettere una squadra che sia riconoscibile, non tanto sotto l'aspetto tecnico-tattico, perché quello poi ci penserà il mister, e sono sicuro che sarà molto riconoscibile da questo punto di vista, ma vorrei che i nostri tifosi, che sia giochiamo in casa che fuori, riconoscano la Nocerina. Quindi credo che questo sia un aspetto importante, a prescindere dai nomi più o meno importanti che ci possono essere. Ci devono essere dei giocatori giusti, dei giocatori funzionali, dei giocatori che diano l'anima per questa squadra e per questa maglia. Il budget che è stato stimato, ovviamente voi non ci direte come è giusto che sia, è da prima fascia per la Serie D? Noi, al di là del budget, dobbiamo lavorare in quella direzione. E quello che dobbiamo fare è costruire delle basi solide. Quindi su quello stiamo lavorando e su quello lavoreremo, perché poi il budget è relativo.
Cioè, se io riesco a sbagliare meno possibile, anche con un budget limitato, ammesso che sia limitato, questo può permettere di far lavorare meglio il mister. Posso avere un budget alto, lavorare male e poi magari non ottenere quello che dobbiamo ottenere. Noi dobbiamo fare le cose fatte bene, le cose giuste. Altre domande? Se gli altri non hanno, volevo indicare la mia. Al 15 giugno, questo che penso che possa rispondere, sì. Sappiamo che ci sono tanti calciatori o comunque qualcuno che avevano un contratto biennale. Quali sono gli elementi che sono già tesserati e quindi poi a prescindere se verrà trovato un accordo per rescindere il contratto, fanno attualmente parte della Nocerina? Allora, di questo parlerò il 1 luglio, come ho detto prima. Voleva sapere di Mazzello. No, diciamo che Mazzello è quello che è il biennale. Però non voglio entrare in merito prima del 30 giugno. Quindi dal 1 luglio parleremo di tutto. Quello che posso dire è che abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare, le stiamo portando avanti e quindi dopo avremo modo con la prossima conferenza di parlare su tutto. Quello che è sicuro che io personalmente, il mister, ma anche la società l'ha dimostrato, metteremo il viso davanti senza alcuna remora e ci prenderemo le nostre responsabilità su quello che sarà il nostro operato. L'anno prossimo entriamo in campo il 2004, sì. Ha gironzolato un bel po' nelle ultime settimane anche in eccellenza per cercare qualche giovane di questo tipo. Prendo conto delle macerie del settore giovanile, toccherà lavorare magari anche con qualche società di categoria superiore per recepire qualcosa, qualche contatto presumo ci sia già stato, più di qualche contatto. Sì, sono contento che mi ha fatto questa domanda perché mi permette un po' di parlare di cose tecniche senza andare a... Sì, non nel senso che sappiamo chiaramente che il discorso dei giovani è fondamentale, quindi il 2004 oggi vale un top player perché poi sposta gli equilibri. E stiamo lavorando in questo senso, personalmente... Per fortuna la società ha condiviso il mio pensiero. Io voglio cercare di portare alla Nocerina, vogliamo cercare di portare alla Nocerina dei calciatori che possono essere capitalizzati. Sì. Quindi il fatto di chiedere a società... 108. Stiamo lavorando per dare solidità al progetto, per dare continuità al progetto, non ritrovarci un altro anno a dover ripartire da zero. E su questo discorso del fatto di avere collaborazioni con società, io personalmente, e la società come ho detto prima ha sposato questa linea, preferisco capitalizzare, quindi avere dei giocatori di proprietà della Nocerina e se poi saremo costretti a dover intervenire andando alla ricerca di elementi di altre società, lo faremo, ma sempre nella massima tutela della Nocerina e non per lavorare per gli altri. Sannino difesa a 4, almeno come cambio, no? Di questo ne parlerete col mister? No, per le operazioni di mercato, è presumibile da quel che si capisce, un under a destra, il capitano se rimane a sinistra e magari un under è un calciatore di spessore già conosciuto dal mister al centro della difesa. Di, no? di questo parleremo dopo il 30 giugno. No, vi spiego semplicemente, di questo parleremo dopo il 1 di luglio, quando avremo cose concrete in mano e soprattutto quello che è importante dal mio punto di vista e quello che cerca anche il mister è quello di avere una squadra dove lui possa avere la possibilità concreta di poter gestire domenica a domenica varie soluzioni. Di avere più moduli. Più soluzioni possibili, poi il discorso del modulo è una cosa di pertinenza del mister, quindi siamo in ottime mani. Cercheremo di dare la possibilità di avere all'interno della rosa di dare più soluzioni possibili al mister in termini di posizione in campo, in termini di giocatori, però quello che conta è avere giocatori che come si suol dire sudino la maglia e onorino la maglia. A proposito di calciatori del genere, visto le esperienze avute da lei, ma anche la Sanità all'estero,
ipotizzabile un ricorso anche ad elementi che qua non sono conosciuti, ma che voi avete individuato all'estero, per esempio? È ipotizzabile. Okay. Ultima domanda che avevo sul settore giovanile, visto che siete accennato. Quante squadre, se avete già dei referenti tecnici, dei responsabili, degli allenatori già bloccati? Già... Allora, questo mi fa piacere anche questa domanda, perché sia per volontà sociale, sia anche per una, come dire, un percorso mio professionale, perché tutta la mia parte l'ho fatta nel settore giovanili, è un elemento importante, un cardine importante per qualsiasi società. Quindi ci stiamo strutturando al fine di poter portare in questi, diciamo, abbiamo preparato un progetto di 3 anni per lo sviluppo tecnico della società, con altri 2 anni successivi dove possiamo e pensiamo di poter, come dire, oltre queste basi iniziare a raccogliere dei frutti. Il primo step in cui ci stiamo immergendo in questo periodo è quello di dare una struttura organizzativa. Che risposta c'è stata agli stage, come numeri? Ma devo dire, oggi per esempio in questa settimana dove ci sono i più grandi, c'erano 70 ragazzi che hanno partecipato. Però al di là di questo, quello che è importante è far sì che in questi 3 anni la società abbia una struttura solida nel settore giovanile, anche perché credo che sia impensabile fare calcio senza un settore giovanile. Credo che ci sono tanti giovani talenti a Nocera, nel Nocerino, in Campania, e noi vogliamo... Ci piacerebbe anche col mister far sì che tanti di questi giovani o alcuni di questi giovani possano, come dire, crescere ed ambire a fare i calciatori importanti. Quindi ci metteremo anima e cuore da questo punto di vista. Per venire nello specifico alla sua domanda, sicuramente in questa prima fase, visto da dove siamo partiti e visto che non abbiamo la presunzione di voler fare tutto e subito in maniera sconclusionata, vogliamo fare le cose fatte per bene. E credo che almeno le squadre agonistiche vogliamo metterle su, quindi giovanissimi allievi e juniores vorremmo metterle su già da quest'anno. Ci stiamo lavorando, anche perché credo che sia bello anche per i tifosi non solo vedere la prima squadra, ma vedere dei piccoli molossi andare in campo è una cosa che gratifica e che credo che anche da un punto di vista sociale abbia un impatto importantissimo, e vogliamo lavorarci questa bene. Questa fase se ne sta occupando lei o c'è già pure dei tecnici che stanno lavorando su queste due fasce? Diciamo che logicamente io farò il coordinatore e non ho la presunzione di poter fare tutto io, e non voglio fare tutto io, perché è giusto che dare come degli indirizzi metodologici e didattici, poi dovremo affidarci a delle persone che prima di tutto che siano persone vere, persone di fiducia, e pensino alla Nocerina, non a se stessi, che siano bravi anche al campo. In questo momento specifico della stagione voglio ringraziare mister Saulle, che ha finito il lavoro con gli allievi, con la juniores, si sta occupando lui in prima persona di questi stage insieme al suo staff, e quindi dopo queste 3 settimane, che finirà venerdì, tireremo un po' le somme, faremo un po' la valutazione su quanti più elementi possiamo inserire nelle nostre squadre. Poi nella prima settimana di luglio avremo 3 o 4 giorni dove andremo proprio a lavorare più sullo specifico per formare proprio le squadre che andremo a costituire l'anno prossimo. È un nostro obiettivo importante che dovrà comunque essere implementato, sviluppato e perfezionato negli anni successivi, anche perché, come avete visto, è uno dei criteri fondamentali anche per dare valore alla società. Quindi ci stiamo provando in questo e faremo di tutto per farlo nel miglior modo possibile. Anche affiliazioni con società sportive del territorio, collaborazioni? Credo che sia fondamentale questo. La Nocerina sicuramente rappresenta la società principale della città, però non abbiamo la presunzione di voler essere arroganti, vogliamo avere la massima collaborazione con tutte quelle che possono essere, come dire, le eccellenze, che siano dirigenti, che siano allenatori, che siano collaboratori, per far sì di poter
come dire, avere un rapporto socio-sportivo importante con tutti. È chiaro che noi abbiamo un obiettivo e lo raggiungeremo, saremo felici di coinvolgere più persone possibili e quindi chi vorrà stare con noi sarà ben voluto, e altrimenti abbiamo il dovere, diciamo, morale nei confronti della società, nei confronti della città, di comunque portare avanti il nostro progetto proprio per far sì che questa società abbia più appeal, abbia più crescita e più valore attraverso un ottimo settore giovanile. Posso? Ci sono altre domande? Volevo allora in chiusura darvi solo un'anticipazione. Avete visto già ieri sui nostri social, è stato presentato, girava questo video praticamente. È in fase embrionale, ma sarà presentata con una conferenza stampa insieme al piano marketing quasi sicuramente fra una ventina di giorni, poco prima di partire comunque per il ritiro, anche Nocerina TV, e sarà un canale esclusivamente dedicato alla Nocerina, e coprirà sia la prima squadra che poi tutto il settore giovanile. Questo mi è stato chiesto anche dal Presidente, di darvi questa anticipazione e dimostrarvi il video che da ieri sta girando sui nostri social. Poi ci sarà la presentazione, entreremo nel dettaglio. Bene. Vi ringrazio per essere intervenuti, c'è un piccolo buffet, ringrazio Lorenzo e Lucia di Lexo per averci ospitati, lì c'è una tagliata di frutta per chi ne volesse usufruire. Grazie e buona serata a tutti. Grazie.